Sono Monsignor Joseph Clemens, segretario del Consiglio Pontificio Consiglio per i Laici. Da 8 anni e mezzo faccio questo lavoro che secondo me è molto importante perché i laici sono non solo la maggioranza nella Chiesa, sono anche per così dire il nucleo del nostro lavoro come Consiglio nel Vaticano. Ci troviamo qui in Yaoundé, nella Università Cattolica, per il congresso panafricano dove sono rappresentati quasi tutti i paesi dell'Africa subsahariana e trattiamo l'argomento come il laico può essere più impegnato nella grande opera della evangelizzazione. Come sappiamo, Papa Benedetto ha convocato tutti noi per impegnarci nella nuova evangelizzazione e qui il laicato cattolico svolge un ruolo molto molto importante. Conosciamo qui l'entusiasmo, vediamo l'entusiasmo dei paesi, dei cattolici in Africa e il nostro Consiglio per i laici vuole dare per così dire una spinta per una partecipazione maggiore di questi tanti popoli di questo continente per impegnarsi di più nella propagandazione della fede cattolica. E questo congresso ha vari aspetti, le varie aree della vita quotidiana, della vita professionale, ma anche l'aspetto del laicato associato. Vediamo oggi che anche nelle difficoltà del momento che un'associazione, un movimento, un gruppo ha delle specificità che aiutano molto per la nuova evangelizzazione, per esempio la formazione. Vediamo noi, è la nostra esperienza, che i laici impegnati in un gruppo, in un movimento o in un'associazione di solito sono molto ben formati e non solo questo, sono anche ben motivati perché si trovano in un gruppo che vuole, per così dire, arrivare ai stessi fini, che vogliono non solo vivere il Vangelo ma vogliono condividere il Vangelo. E secondo la nostra esperienza i gruppi, i movimenti, le associazioni svolgono un ruolo molto molto importante, anche proprio, come dicevo, nelle difficoltà odierne. Non sono solo, ma mi accompagnano altri in questo grande mandato che il Signore ci ha dato di evangelizzare fino ai confini della terra. Come si sa, io sono stato per più di 18 anni segretario del Cardinale Ratzinger nella Congregazione per la Dottrina della Fede e naturalmente ho una ricca esperienza di collaborazione, ma direi anche di amicizia con Papa Benedetto XVI. Per me è stato non solo, per così dire, un secondo studio teologico, avendo un grande maestro di teologia, ma è stato anche una scuola di vita cristiana. Io ho vissuto giorno per giorno e condiviso, per così dire, l'impegno del Cardinale Ratzinger, dell'odierno Papa Benedetto, non solo di voler dare agli altri il grande tesoro della fede, ma anche di volerlo vivere nel contesto del lavoro, nel contesto di tutti i giorni, che si trasmette, per così dire, non solo una dottrina, ma una forma di vita. E per questo sono molto grato di aver avuto questa, per così dire, doppia scuola.
la scuola della dottrina e la scuola della vita cristiana. Grazie.